Sì, abbiamo giocato una buona partita contro una squadra che comunque il primo tempo ci ha dato il filo da torcere, poi nel secondo tempo abbiamo accelerato un po' e la partita è andata via liscia, anche se il risultato è troppo ampio, ci hanno fatto soffrire, è stata una bella partita. Avete anche avuto la possibilità di far ruotare gli uomini, sarebbe stato meglio non farlo senza gli infortunati, chiaramente, però questa situazione sta, diciamo, dando la possibilità anche a chi aveva meno spazio di giocare maggiormente. Ma il nostro obiettivo è quello di far ruotare tutti maggiormente, il più possibile, ogni partita. È chiaro che poi abbiamo due obiettivi, far crescere tutti e anche portare a casa i punti, perché dobbiamo dare a questi ragazzi la sensazione che, non la sensazione, l'importanza dei due punti, quindi dobbiamo ruotare ma allo stesso tempo cercare di portare a casa il risultato. Chiaramente adesso siamo un po' sfortunati, abbiamo 4-5 fortunati che chi gioca pallamano lo sa, fa parte del gioco e niente, adesso abbiamo questa occasione per far giocare chi gioca meno e farci trovare tutti pronti. La carenza inevitabile, direi, che si è evidenziata in queste prime 8 giornate è quella di esperienza. Di esperienza Teramone ha da vendere. Sì, sì, giochiamo contro una delle squadre più forti del campionato, giocatori che hanno campionati importanti alle spalle, un allenatore che ha presenze nazionali, ha esperienze anche lui da vendere, quindi ci aspetta un match difficile come tutti per noi. Ripeto, il nostro obiettivo è quello di andare avanti nel nostro obiettivo, far crescere tutti i ragazzi, farli ruotare e poi dopo credo che daremo noi del filo da torcere a loro, perché qui in casa nostra chiunque è venuto fino ad ora ha fatto fatica. Sì, la partita contro Prato è andata bene, abbiamo vinto di diversi gol, siamo molto contenti di questa cosa, è stata nonostante ciò una partita molto complicata e speriamo di riprodurre la stessa cosa contro Teramo, ecco, anche se sarà molto difficile. Esattamente, adesso c'è Teramo, una partita complessa, diversa da quella sicuramente contro Prato, una squadra che viene da 6 vittorie consecutive, come la state preparando e come state? Ci sono diversi infortunati, quindi abbiamo cambiato anche un po', diciamo, stile di allenamento, ma ci stiamo preparando bene. Teramo è una squadra molto forte, sarà molto complicato, soprattutto avendo una grande difesa, ma ci proveremo. È la 9ª giornata, dopo le prime 8 giornate avete raccolto 6 punti, frutto di 3 vittorie. È stata una fase di adattamento ad un girone B che si è rivelato forse un po' più complesso di quello che vi aspettavate. Sì, esatto. Questo campionato è molto più difficile di quello che credevamo, ma anche noi, fra noi compagni, ci stiamo ambientando bene, ci stiamo abituando, stiamo trovando l'intesa giusta e arriveranno le vittorie che meritiamo.